Eccoci qui, buonasera a tutti, benvenuti. Pronto Telenova, come ogni martedì l'amministratore di condominio risponde e come ogni martedì l'ospite collegato è Fabrizio Visca. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora 0243 43 3434 per telefonare o 335 57 54 525, se ci volete scrivere. A Visca chiedo, ci stiamo avviando verso la chiusura dell'anno solare, ecco, da un punto di vista del condominio, quali sono le prossime scadenze, i prossimi impegni? Allora, sicuramente i prossimi impegni sono in primis di natura contabile, nel senso che ci avviciniamo alla fine dell'anno, in molti condomini l'anno contabile corrisponde con quello che è l'anno solare, per cui con la chiusura del 2023, quindi al 31 di dicembre, si dovrà poi iniziare a redigere quelli che sono i famosi rendiconti di fine anno, dove l'amministratore rende il conto della sua gestione, quindi di quello che è stato speso, di quello che è stato fatto durante l'anno in condominio, e naturalmente ci vogliono un po' di mesi dopo la chiusura, per cui arriva il periodo di gennaio, febbraio e anche marzo, dove si andrà a chiudere il 2023. Questo non toglie che altri condomini, come per esempio quelli che chiudono invece gli esercizi contabili intorno alla fine di settembre-ottobre, chi chiude al 30 settembre, chi al 31 di ottobre, anche in questi mesi si stanno chiudendo quelle gestioni, per cui rimane sempre un po' il dovere contabile, no? Chiamiamolo così. Poi ovviamente con l'inizio del nuovo anno arrivano i mesi più prettamente a tema fiscale, nel senso che sappiamo che entro il 28 di febbraio di ogni anno bisogna fare quello che si chiama le famose CU, cioè le certificazioni uniche, dove si va a dichiarare ai vari fornitori le ritenute che sono state trattenute e versate allo Stato come soggetti, diciamo, delegati da parte dell'Agenzia delle Entrate. E poi ci sarà con marzo, che solitamente verrà prorogato a luglio, però di solito la data ufficiale è quella di fine marzo, anche con i 770, che sono altre dichiarazioni fiscali che il condominio deve fare tramite l'amministratore, sempre in tema di ritenute d'acconto. Allora, iniziano ad arrivare i messaggi dagli amici da casa. Siamo in ritardo di oltre un anno con il pagamento delle spese condominiali. Cosa possiamo fare? Allora, cosa possiamo fare? In questo caso la primissima cosa da fare è quella di contattare l'amministratore di condominio, anche perché un anno è un lasso di tempo abbastanza importante. Teniamo conto che in questo anno, mentre i condomini, per mille motivi, magari anche non volontari, quasi sicuramente non volontari, non pagano le rate condominiali, comunque il condominio in questo anno ha dovuto invece pagare dei fornitori, per cui sicuramente si potrebbe trovare in una condizione un po' di difficoltà economica. Quindi il primo suggerimento è contattare l'amministratore, cercare di capire la situazione del condominio e poi, per poter, diciamo, tornare in equilibrio con la nostra posizione, magari concordare un piano di rientro con l'amministratore o eventualmente, se si ha la disponibilità economica, saldare quello che è il debito in essere. Altro telespettatore: cosa si può fare contro un condomino che non paga? Ecco, ci allacciamo al discorso di prima. Ovviamente bisogna stare anche un po' attenti, nel senso che non pagare le spese condominiali ci pone in una situazione in cui l'amministratore, nella figura ovviamente come rappresentante del condominio, può dare corso a quello che si chiama il decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo è una procedura esecutiva, quindi tramite legale, dove si va, l'obiettivo è quello di andare a recuperare appunto i crediti che il condominio vanta nei confronti di uno o più condomini, e purtroppo è una procedura che magari può sfociare anche in un pignoramento immobiliare, quindi la classica messa all'asta del proprio immobile. Ovviamente questa è l'ultima spiaggia, però nell'arco di tutta la procedura quello può essere sia la parte iniziale che purtroppo la parte conclusiva, per cui il decreto ingiuntivo è un'arma che il condominio ha, quindi suggerisco, per evitare, no, di incorrere in queste situazioni, come dicevo prima, di colloquiare con il proprio amministratore e trovare delle soluzioni. Ecco, ne parlavamo anche la puntata precedente, non è semplicissimo, giusto, dicevamo già martedì scorso, trovare il modo, diciamo, di far pagare un condomino che non adempia quelli che sono i suoi obblighi, insomma.
Eh sì, non è facile perché intanto bisogna capire quali sono le motivazioni del mancato pagamento, perché sappiamo tutti le motivazioni possono essere sia per forza contingente, quindi magari una perdita di lavoro piuttosto che un'indisponibilità economica momentanea, e quindi il condomino si trova a non riuscire a pagare le spese condominiali per causa forza maggiore, ma ci sono anche delle casistiche dove invece il non pagamento è volontario. Purtroppo vige ancora oggi un po' l'idea comune tra molti condomini che se le cose non funzionano in condominio, allora io non pago le spese condominiali. In realtà il ragionamento dovrebbe essere all'inverso, cioè se io non pago le spese condominiali è ovvio che in condominio le cose non funzionano, ma perché non esiste la disponibilità finanziaria? È un po' un cane che si morde la coda, no? Quindi non è facile far cambiare il ragionamento prima di tutto verso certi condomini. Dall'altro, chi non ha la disponibilità economica, ovviamente non è che non vuole pagare, non può pagare. Però dall'altra parte abbiamo un condominio che ha dei fornitori, ha dei contratti in essere, ha degli impegni che deve rispettare verso dei fornitori che comunque continuano a prestare la propria opera, no? Pensiamo all'impresa di pulizia, di giardinaggio, piuttosto che le bollette della corrente elettrica che fa andare su e giù l'ascensore del condominio o ci permette di aprire il cancellone dei box e quindi possiamo uscire con la macchina. Questi sono ovviamente tutti dei costi che il condominio non può non pagare e quindi ha bisogno necessariamente delle capacità o comunque della disponibilità economica. Ecco perché si va nel decreto ingiuntivo per poter andare a recuperare ciò che è dovuto. Un altro telespettatore ci chiede quanti condomini può amministrare una persona? C'è un numero massimo? Non c'è un numero massimo inteso come non c'è un limite normativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è una norma oggi che dice che un amministratore, che sia singolo, come libero professionista o strutturato in uno studio, possa amministrare. Quindi un amministratore può amministrare anche 1.000 condomini. Ovviamente il limite viene dettato però dalla praticità, quindi dall'aspetto pratico di un amministratore di condominio, dalla sua organizzazione, dalla sua struttura, perché amministrare più condomini diventa ovviamente impegnativo sotto il punto di vista intanto della capacità di poter seguire in maniera corretta il condominio perché gli aspetti da seguire sono veramente tanti. Oggi si tende a pensare ancora che l'amministratore di condominio faccia due conti e il lavoro è finito lì. In realtà non è così perché ne parliamo spesso durante queste rubriche, oltre alla parte prettamente contabile che è uno degli aspetti fondamentali, abbiamo anche la parte fiscale. Sappiamo che soprattutto in Italia siamo bravi a fare 1.000 norme, soprattutto fiscali, per cui ogni anno ci sono degli aggiornamenti, delle novità. Da non ultimo pensiamo ad esempio al famoso ecobonus del 110% che ci ha tenuto praticamente incollati per 2 anni consecutivi, anzi 3 anni, no? Quindi con diversi decreti che hanno cambiato le carte in tavola più volte. Poi c'è anche un aspetto prettamente pratico nel senso che il condominio, non i condomini, ma il condominio va seguito anche sotto il punto di vista tecnico. Quindi bisogna sempre, c'è una serie di aspetti a cui seguire il condominio che veramente impegnano tantissimo. Per cui il limite del numero di condomini da amministrare è dettato dalla struttura dell'amministratore in primis e, seconda cosa, ovviamente, dalla difficoltà e dall'impegno che richiede quel condominio. Altro telespettatore, come faccio a sapere se le spese condominiali sono eque? Oddio, sono eque. Allora, intanto la parola equo può essere divisa in due punti di vista. Intanto, a livello prettamente numerico, una spesa condominiale è equa nel momento in cui rispetta due parametri. Il primo parametro è che la spesa condominiale deve essere pagata prima di tutto da quel condomino o da quei condomini cui la spesa si riferisce, di un bene o di un servizio condominiale di cui i condomini ne usufruiscono. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo un condominio, per esempio, di più scale, tutto quello che è relativo alla scala A, per esempio, non deve essere pagato dai condomini della scala B, per esempio, perché non usufruiscono di quel servizio. Per cui faccio un esempio molto banale: le spese, ad esempio, relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di un impianto di ascensore della scala A, ovviamente non devono essere sostenute dai condomini della scala B.
Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è equo, nel senso che i millesimi sono una delle forme che sono state inserite ormai dal 1942 nel codice civile, che permettono matematicamente di ripartire in maniera equa le spese condominiali all'interno di un condominio. Oggi si pensa ancora, per esempio, faccio anche qui degli esempi di vita quotidiana, ad esempio un impianto l'impianto TV, quindi l'antenna condominiale comune, piuttosto che la sostituzione del portone d'ingresso del condominio. Ancora oggi molti pensano, lo usiamo tutti alla stessa maniera, la spesa va divisa in parti uguali. Questo è un concetto sbagliato, perché è il millesimo che dà l'equità della spesa che si va a sostenere, non è la parte in parti uguali. Quindi, ritornando alla domanda, la parte equa è dettata sia dal primo aspetto, per cui io contribuisco alle spese condominiali per un bene o servizio di cui ne usufruisco, ne traggo utilità, e seconda cosa, la divisione in millesimi, che deve sempre essere rispettata, perché è l'unico modo per rendere equa la distribuzione dei costi. Altro telespettatore: quali sono le procedure da seguire per cambiare amministratore? Per cambiare amministratore di condominio ci sono due procedure fondamentali, anzi direi ce ne sono tre. La terza è un pochino più, anche questa, l'ultima spiaggia, come la definisco io. Allora, la prima sicuramente in sede di assemblea ordinaria: sappiamo che l'amministratore deve comunque mettere ai voti la sua conferma, no? Quindi ogni anno, quando si va a fare l'assemblea ordinaria di approvazione di un rendiconto e la nomina ad esempio di consiglieri, che sono argomenti classici di un'assemblea ordinaria, si mette anche la nomina, la conferma o non conferma dell'amministratore di condominio. Quindi in quell'occasione, durante la discussione di quel punto, la maggioranza dei condomini possono deliberare se confermare l'incarico all'amministratore in carica o nominarne uno nuovo. La seconda metodologia invece prevede che i condomini possono prendere iniziativa per cambiare l'amministratore di condominio, perché vogliono affidare l'incarico ad un altro professionista, per cui c'è un articolo, che è l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che permette ad un numero di condomini minimo 2 che abbiano almeno 166 millesimi di chiedere all'amministratore di condominio di fare un'assemblea straordinaria in cui i condomini nomineranno un nuovo amministratore. L'ultima, che dicevo un po' l'ultima spiaggia, è una revoca giudiziale, perché la revoca giudiziale esiste, può essere richiesta da ciascun condomino, e questo succede ovviamente in casi abbastanza particolari, perché se siamo in ambito di, faccio un esempio, di grave inadempienza da parte dell'amministratore o di mancata professionalità, quindi sappiamo che l'amministratore con il contratto di mandato deve seguire un condominio con quello che si dice l'accortezza del buon padre di famiglia, per cui quando non pone in essere tutte quelle che sono i suoi doveri si ricorre appunto in questo caso, dove ciascun condomino può richiedere ad un giudice o ad un tribunale la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio. Dovremmo avere un telespettatore, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, benvenuto. Buonasera, sono Roberto, chiamo dalla provincia di Monza. Sì. Senta, io vorrei esporre al vostro esperto il problema che abbiamo qui nel mio palazzo. Sì. Questo palazzo negli anni 90 è stato da me acquistato come condominio signorile A2. Mm. Ora, queste caratteristiche di casa signorile non esistono più, a mio parere, perché siamo scesi almeno a livello civile per via di due motivi: l'arrivo degli ultimi condomini, che sono persone senza dignità e non vogliono affrontare determinati lavori, e l'incuria dell'amministratore che non ottiene alle esigenze di noi abitanti. Sì. E se ne frega. Vi spiego l'ultimo fatto: noi abbiamo avuto delle infiltrazioni di acqua nel locale contatori, quindi voi sapete benissimo che acqua con l'elettricità è come il fuoco in un fienile. Mm-hmm. È venuto l'idraulico, ha sistemato. Sì. il problema. Ma quando la pioggia è lieve il lavoro tiene, quando la pioggia è forte
c'è stato ultimamente ancora acqua nel locale contatori. Seconda cosa, per non dilungarmi troppo, sì, nell'ingresso della mia parte, cioè della scala B, c'è un alone di contensa nell'atrio che rende veramente indecoroso l'ingresso. Io mi vergogno ad avere degli ospiti a casa, perché entrano e vedono questo alone di condensa nell'atrio del vano di attesa del piano terra degli ascensori. Ora io ho fatto personalmente presente all'amministratore più volte entrambi i problemi, ma non si muove, perché deve decidersi a far venire un imbianchino per i lavori. Mi scusi però la interrompo, perché non è che possiamo fare un monologo, cioè le domande devono essere piuttosto rapide per poter consentire a Visca e alle altre persone che ci stanno anche scrivendo di rispondere. Che cosa possiamo dire a questo signore che parla, insomma, di questo condominio signorile che non è più molto signorile, ecco. Sì, allora la risposta sarebbe un po' lunghina, nel senso che io cerco di riassumere negli caratteri essenziali. Allora, sicuramente ogni condominio che noi vediamo, come ogni appartamento, ogni abitazione, è soggetto alla vetustà del tempo, no? Quindi ogni, col passare degli anni, ogni cosa si deteriora, quindi anche le macchine, no? Piuttosto che altri oggetti, quindi anche gli appartamenti. Ora, l'aspetto signorile va un po' capito che cosa volesse intendere il telespettatore. Signorile, molto probabilmente lui si riferiva molto a quello che è, da un lato, la mancanza dell'amministratore, come stava esponendo, e dall'altro il comportamento dei condomini. Io su questo posso solamente dire che sicuramente l'amministratore è tenuto ad intervenire qualora c'è un grave danno alle parti comuni condominiali, quindi in questo caso dovrebbe intervenire facendo una più accurata analisi di quello che è la motivazione per cui si creano queste infiltrazioni nei vari locali comuni. Ora, su questo io non so il perché l'amministratore non lo faccia, nel senso che potrebbe avere delle sue motivazioni. Teniamo sempre presente, e ci allacciamo un po' al discorso fatto all'inizio della trasmissione, se l'amministratore non ha i soldi non è che può lavorare e far lavorare delle persone terze e non pagarle. Quindi va valutato un attimino tutto quello che è l'aspetto. Quindi non posso dare né io, e soprattutto non si può dare subito colpa all'amministratore, nel senso che non è intervenuto perché non vuole intervenire. Magari ha delle motivazioni dietro che gli impediscono di intervenire. Quindi anche questo dovrebbe far parte dell'analisi. Dall'altro, per quanto riguarda invece, parlava delle tipologie di persone che sono subentrate, sono arrivate in condominio, teniamo sempre presente che l'amministrazione condominiale riguarda i beni e le parti comuni, quindi non può intervenire in alcun modo sul comportamento degli esseri umani, nel senso che non è una figura dove la normativa gli dà la possibilità di andare a reprimere determinati comportamenti, a meno che non siano ovviamente comportamenti gravi, sia chiaro, però sulla mancanza di pagamenti e quant'altro, come abbiamo detto prima, per esempio, non è che può l'amministratore fare il giustiziere e andare a prendere i soldi lui. Ecco, ci sono anche qui delle dinamiche che vanno rispettate, che sono dettate dalle normative in essere. Quindi quello che diceva il telespettatore è un aspetto un po' variegato, un po' complesso, che andrebbe analizzato sotto tutti questi punti di vista. Altro telespettatore, pronto? Pronto, buongiorno, io sono Gilardoni, sì, buonasera. Sono il consigliere di via Ettore Bugatti 7911. Io volevo chiedere delle informazioni. Ecco. Sì. È in corso una polizza che è stata approvata a suo tempo dall'assemblea condominiale. Ecco. Adesso è stato cambiato l'amministratore. Sì? Condominiale, adesso è subentrato un nuovo amministratore e alcuni consiglieri hanno proposto di cambiare l'assicurazione. Ok, cioè hanno stipulato una polizza e è cambiato l'amministratore, il nuovo amministratore vuole cambiare anche la polizza. Posso andare io? Sì. No, pensavo era per la telefonata. No. Allora,
Sì, non è una cosa negativa, non va presa come un aspetto negativo, nel senso che cambiare i fornitori è sempre un'opzione che i condomini hanno. Questo perché ci possono essere delle condizioni migliorative, ci possono essere dei costi migliorativi rispetto ai contratti attuali. Questo vale anche per le compagnie assicurative. Le polizze, magari quella che era in essere fino alla revoca dell'amministratore uscente. Era una polizza magari sottoscritta anni precedenti che non comprendeva determinate garanzie, e adesso l'esigenza del condominio è quella invece di avere altre garanzie in più, per cui si può sempre cercare di contrattare, diciamo, la polizza già in essere facendo inserire garanzie ulteriori, o si può anche valutare di cambiare la compagnia assicurativa. Poi lo sappiamo che ovviamente è il costo che fa anche la differenza, per cui sappiamo che le compagnie assicurative ognuna ha un proprio tariffario, hanno una propria politica aziendale, per cui va benissimo che ciascun condomino o anche l'amministratore proponga a tutto il condominio magari di valutare anche altri Certo. fornitori. Ci fermiamo, pubblicità, un attimo e torniamo. Rieccoci, altro telespettatore, è caduto. Allora, vediamo, c'è un telespettatore, vediamo se ritrovo il messaggio che contestava la suddivisione, eccolo qua. Buonasera, non sono completamente d'accordo con la suddivisione in millesimi. Vorrei fare un esempio. Io sono una persona ricca, ho un attico e ci vivo da solo. Le spese per le pulizie condominiali, ad esempio, vengono ripartite in millesimi. Poi magari c'è una famiglia che abita in un trilocale in 4 e sporca per 4. E sporca per 4. È giusto? Qua. È giusto sì, perché non ci si deve concentrare su quante persone abitano all'interno dell'appartamento, perché il concetto è molto semplice. Le quote millesimali sono state introdotte come metro di valutazione non solo diciamo della partecipazione alle spese condominiali, ma sono state introdotte anche per rendere equa quella che è la proporzionalità del valore di un immobile sulle parti comuni, che cioè è stata ritenuta equa, perché allora uno che io posso dire, io che ho un appartamento, un bilocale, se dobbiamo fare un lavoro sul tetto e quello dell'ultimo piano ha un attico, paga più lui il tetto e io lo pago meno, perché io ovviamente c'ho un bilocale, magari mi copre, è un bilocale di 55 metri quadri, il tetto copre meno rispetto ad uno che ha 120 metri quadri. Per cui per rendere equa diciamo, la proporzionalità del valore di un immobile rispetto a quello che è la quota parte sulle parti comuni, sono stati introdotti i millesimi. Teniamo conto anche di un'altra cosa. L'esempio che riportava il telespettatore è che le spese di pulizia vengono pagate anche in funzione dell'altezza dei piani, per cui è chiaro che uno che abita all'attico, cioè all'ultimo piano, pagherà di più rispetto ad uno che sta al primo piano. E anche qui, per rendere equa questa cosa, sono stati introdotti i millesimi, per esempio, i millesimi scale. C'è da tenere anche, la chiudo sul discorso millesimale, poi si può Sì. approfondire questo discorso. Teniamo conto anche che i millesimi è uno strumento importante anche per quanto riguarda la valutazione di un immobile. Noi pensiamo, per esempio, se dobbiamo vendere un nostro immobile o comunque dobbiamo comprarlo, il millesimo ci dà diciamo, il metro di valutazione di quell'immobile. Nel senso che ci può dare il riferimento di quanto valore ha quell'immobile sulle parti comuni. Ecco, è un concetto un po' economico, chiamiamolo così. Per cui la tabella millesimale, che tra l'altro viene allegata proprio al regolamento di condominio, è importante proprio per questo ed è considerato l'unico metodo di ripartizione delle spese eque in condominio. Da ultimo, teniamo conto che comunque, se la ripartizione per millesimi è una regola generale che deve sempre valere in condominio, la normativa, quindi il legislatore, ha dato la possibilità comunque di derogare a questo. Quindi, se si vuole cambiare il metodo di ripartizione di una determinata spesa, i condomini, con un voto unanime, possono decidere di utilizzare un altro metro di ripartizione. Ecco, questo è Chiarissimo. quello che la normativa permette. Chiarissimo. Grazie a Fabrizio Visca per essere stato con noi. Appuntamento a martedì prossimo Grazie a voi, buona settimana. alle ore 18. Martedì prossimo, quindi chi non è riuscito a prendere la linea può chiamare martedì prossimo alle 18 e Visca risponderà a tutte le vostre domande. Buona serata.